Bentrovati con le news di TG Architettura. Iniziamo con il design made in Italy. Ceramica Refine Design Tile Studio hanno lanciato il concorso Create Your Tile, con il quale si propongono di premiare innovative proposte grafiche per la produzione di una nuova collezione ceramica da pavimentazione. Saranno premiati i progetti che sapranno interpretare i trend dell'interior design contemporaneo, che sfruttino il potenziale delle nuove tecnologie produttive ceramiche ed esprimano la ricerca d'avanguardia applicata al prodotto. Il progetto vincitore sarà addirittura lanciato sul mercato da Ceramica Refine con il marchio Design Tile Studio al prossimo Cersaie. E veniamo all'andamento del mercato immobiliare italiano. Il quarto trimestre 2013 si conclude con un calo che caratterizza un anno nel quale si sono viste conferme riguardo al calo dei prezzi delle abitazioni italiane. Lo rileva l'Istat, che ha pubblicato i dati provvisori sui prezzi delle abitazioni. Il calo del 5,6% anno su anno non è una notizia sorprendente, anche perché il trend si è consolidato trimestre su trimestre. Il complesso archeologico dello stadio di Domiziano a Roma è stato oggetto di un importante intervento di restauro concluso nello scorso mese di dicembre. I lavori per circa 1.600.000 euro erano stati avviati nel 2009 al fine di restituire piena fruibilità turistica a questa struttura, primo stadio in muratura realizzato nella Roma dell'antichità. I lavori sono stati finanziati da un privato che ha avuto in cambio la possibilità di gestire come concessionaria eventi e attività in questo sito archeologico. Quella dei giardini verticali è ormai una tendenza diffusa, al punto che è scattata una sorta di competizione a realizzarne sempre di più grandi e più alti. Firmato da due studi, Groncole e Paesaggismo Urbano, il secondo giardino verticale più alto del mondo è attualmente Green Medellin, che percorre tutti i 92 metri di altezza di un edificio residenziale a Medellin, appunto la capitale della Colombia. L'installazione verde è un'impressionante estensione di centinaia di specie vegetali autoctone e non, selezionate per resistere alle condizioni atmosferiche e ai venti legati all'altezza.